Cosa teme o cosa pensa possa accadere adesso? Sì, diciamo che la tentazione è quella di pensare che il male viene da fuori e quindi che basta chiudere la frontiera per sentirsi protetti. Questa è la prima reazione comprensibile, ma purtroppo è una reazione che poi non è sostenuta dalla realtà, perché noi abbiamo visto quello che sta accadendo a Parigi, ma l'avevamo già visto a Londra. Questi attentatori, questi terroristi di fatto non vengono da fuori, spesso sono nati nei nostri paesi, cresciuti nei nostri paesi. Quindi fare una, come dire, avere questa reazione è normale, ma non è utile, non è utile e neanche risolve il problema. Lo risolvesse, se ne potrebbe discutere, ma purtroppo il problema è più complicato, molto più Qual è il complicato. problema? Se sono francesi, se sono inglesi, se sono europei, qual è il problema? Qual è l'errore? Ma l'errore è su diversi livelli, penso. Intanto l'ispirazione nasce da questo sedicente Stato islamico. Già chiamarlo così vuol dire restituirgli una dignità che non ha, perché questo non è uno Stato. D'accordo? Non è uno Stato. E inoltre è un utilizzo altamente strumentale della religione. Perché il 99,9% dei musulmani ha preso le distanze dall'orrore. Come ha detto il Papa, è una bestemmia usare Dio per spargere terrore. È una bestemmia. E credo che lo abbia fatto con riferimento a tutte le religioni, tant'è che a Parigi abbiamo visto come si sono radunati anche gli esponenti di tutte le religioni, musulmana, ebraica, cattolica, per far fronte insieme e dire no alla violenza in nome di Lei Dio. sa che qua ci sono due obiezioni che vengono poste a questa teoria. La prima è che di persone che sostengono che nella cultura a tratto islamico ci sia un tratto di violenza nei confronti del diverso e che noi non ci resta che reagire. La seconda gliela faccio dopo che mi ha risposto a questa obiezione. Ma io penso che questa sia una visione molto poco realistica. Chi conosce i paesi dove l'Islam viene praticato, certamente non l'Islam più radicale, ma la maggior parte dei paesi di religione musulmana sono composti da persone come noi, da famiglie normali, che vanno alla moschea, lavorano, vivono come noi. Queste persone non hanno nulla a che fare. Nulla a che fare con il terrore e non possiamo dimenticarlo, perché faremo un regalo incredibile. Cioè, se noi accettassimo questa ipotesi, noi faremmo un regalo incredibile al Daesh, a questi terroristi. Cioè, noi daremmo a loro una rappresentanza che loro non hanno. Il mondo Non l'hanno musulmano. neanche dentro il suo Ma mondo, non l'hanno considerate. nel modo più assoluto. Il mondo musulmano è molto esteso, è la seconda religione a livello mondiale, no? 1.800.000.000 di persone. Allora, dico, il Daesh è fatto da poche migliaia di miliziani pagati spesso che non credono neanche a quello che fanno e lo fanno per disperazione. Come possiamo fare questo regalo? Questo fenomeno del terrorismo è su scala globale. Intanto dobbiamo capire che è molto più ampio, non colpisce solo noi, colpisce tanti altri posti. Non è Solo. la maschera che prende nel No, nostro ma quartiere, ma è una guardi, cosa che sta. solo quest'anno, se lei Cioè. vede, il giorno prima di Parigi c'è stato l'attentato a Beirut. Anche lì sono morte decine di persone nel Sì. quartiere dello shopping. C'è stato un attentato a Ankara, i pacifisti che manifestavano un altro attentato, quindi parliamo di Turchia. In Kenya ci sono stati 150 ragazzi, forse anche di più, uccisi in un college. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che questa minaccia terroristica è più grande, tocca tutti i paesi, tutti coloro, È tutti i più grande paesi della chiave di lettura che diamo noi, che si cioè. oppongono al terrore. Allora, la sfida Sì, quindi, lei sa che oggi la il sfida è ramo. globale, Floris, voglio dire, la sfida deve essere contro il male e tutti dobbiamo unirci contro il male. Questa è un'alleanza che dobbiamo fare tra tutti i paesi che credono nei principi democratici contro il male, ma non è.
solo mirata a noi europei, questo. Perché se facciamo il conto delle vittime, le vittime purtroppo sono tante e sono per tutti. È vero che oggi c'è stato, le sa che c'è il ramo iracheno dell'ISIS, così l'hanno chiamato le agenzie, ha pubblicato un nuovo video in cui si dice: messaggio al popolo della croce, i cristiani ci hanno dichiarato guerra e il loro sangue non sarà risparmiato. Nella foto che accompagna il video e celebra l'abbattimento dell'aereo russo e delle stragi di Parigi si notano il Big Ben, la Torre Eiffel e il Colosseo. È chiaro che queste cose colpiscono l'immaginario, ma siamo i cristiani. Questo è il terrore. Terrorismo ha come obiettivo quello di sconvolgerci, quello di intimidirci, quello di far insinuare la paura nella nostra vita, nel nostro stile di vita, di renderci tutti diversi, tristi. Allora io voglio dire quello che ha detto la sindaca di Parigi, la sindaca Anne Hidalgo, ha detto: non ci ruberanno la nostra gioia di vivere. Questo noi dobbiamo fare, non ci dobbiamo far strappare via la nostra gioia di vivere. In tutti i paesi stanno nascendo delle forze radicali che difendono una supposta identità del paese stesso in cui nascono. A questo come reagiamo? Intanto dobbiamo far presente, chiarire che le persone che oggi arrivano in Europa in gran parte sono le prime vittime del terrorismo. Sono famiglie, sono civili, sono persone che scappano dalla guerra, scappano dall'ISIS, sono le prime vittime, sono vittime come noi, sono le persone più vulnerabili, quelle che hanno deciso di non farsi uccidere dall'ISIS o dall'aviazione di Assad. Ma se lei si trovasse in Siria con la sua famiglia, ma cosa farebbe? Giocherebbe la roulette russa di dire: adesso vediamo, o mi faccio uccidere dall'aviazione di Assad o dai tagliagola, no, dell'ISIS? No, lei prenderebbe la sua famiglia e se ne andrebbe. Allora non mistifichiamo. Però mi corre l'obbligo di dirle, se lei fosse un terrorista che vuole combattere il popolo della croce, come dicono loro, non si infiltrerebbe in queste persone che cercano la fuga? Ma io vorrei arrivare sana e salva a destinazione e dunque non rischierei la vita in una barca. La chiusura delle frontiere, lei diceva, non è la soluzione. No, non è la soluzione perché il problema è già a casa nostra. Quindi è la prima reazione emotiva. Anche in Francia all'inizio hanno detto: chiudiamo le frontiere, poi hanno riconsiderato, perché evidentemente quando si è capito che quasi tutti gli attentatori sono o francesi o belgi, si è capito che il problema è già a casa nostra. Quindi il problema va risolto diversamente rispetto alla chiusura della frontiera. Ora io dico che i controlli alla frontiera certo che vanno fatti, ma i controlli alla frontiera già ci sono. Dico che bisogna fare un monitoraggio attento, certo che bisogna fare un monitoraggio attento, certo che bisogna identificare chi entra. Tutto questo siamo d'accordo, però dico che minaccia terroristica segue altre strade, Floris. La minaccia terroristica si dibella diversamente. Perché si ribella attraverso altri strumenti. Allora, se vogliamo fare sul serio, tagliamo i finanziamenti, decidiamo di non comprare più il petrolio che viene estratto nei territori controllati dall'ISIS, quello $1,5 milioni al giorno. Se noi facciamo questo, se noi non facciamo arrivare le armi attraverso le triangolazioni. Lei sa che ha detto, ecco, Putin, alcuni paesi del G20 armano questi terroristi. Ecco, appunto, se tutto questo non accadesse, se non accadesse attraverso la fornitura di armi per via, appunto, obliqua, se non arrivassero soldi attraverso associazioni o fondazioni improbabili, se non comprassimo il petrolio estratto nei territori dell'ISIS, se noi facessimo tutto questo, se noi aumentassimo un sistema di intelligence magari più europeo, perché questa crisi dimostra la nostra debolezza europea. Senta, lei sta usando molto bene la logica. Mi dice la logica ma per cui se la logica, Francia... Ma è con la logica, Floris, che dobbiamo andare non avanti. Non con la pancia! Non con la pancia! Con la logica! Sennò perderemo! Allora io penso che prima delle armi ci sia la politica. La crisi in Siria si risolve con la politica e non con la politica nazionale. Discutiamo neppure tra di noi.
ma bisogna fare quello che è stato già avviato a Vienna, cioè bisogna far parlare e mettere insieme le grandi potenze, Russia e Stati Uniti, ma bisogna che ci siano anche l'Iran e la Turchia, ci deve essere la Lega Araba, l'Unione Africana, ci devono la Russia, ci deve essere la Russia e l'Unione Europea, per nostro conto l'Unione Europea. Allora forse da quel tavolo si arriverà alla soluzione del problema. Senza questa fase il problema ce lo porteremo avanti per molto tempo.